adesso leggo sulle agenzie che ci sarà un Consiglio dei Ministri questa sera alle Ecco, sì, 21. allora riavvolgiamo un attimo il nastro. Ieri c'è stato il confronto tra il governo e i presidenti di regione, lei è anche vicepresidente della conferenza per le regioni, per discutere sulle riaperture che dovrebbero esserci il 7 gennaio, ma che sembra probabilmente non ci saranno. Ma mi permetto sommessamente di ricordare al governo che il 7 gennaio è tra 2 giorni, quindi sarebbe opportuno, diciamo in qualche modo, forse era opportuno cominciare un po' prima questo ragionamento. L'altra cosa che da ieri vedo con qualche fastidio è uno scaricabarile che sta continuando, mentre nelle riunioni tra governatori e governo c'è un clima di collaborazione e correttezza. Appena si esce da quelle riunioni, vedo un fiorire di consulenti, di sottosegretari, di viceministri che hanno lo sport nazionale a sparare con le regioni che stanno tenendo la linea del fronte ormai da molti e molti mesi, assumendosi responsabilità che non gli competono, li competono solo in parte. Parlo dei vaccini. Oggi si parla dei ritardi dei vaccini delle regioni, che mi sembra una cosa francamente talmente surreale nella situazione in cui siamo, da toccarmi per vedere se sto sognando e sono Nella addormentato, sua se sono regione come sta sveglio. andando la campagna vaccinale? Ma sta andando bene come da programma, sta andando bene, stiamo vaccinando ovunque per quello che ci hanno dato, ovvero 60.000 dosi di qua alla fine di gennaio che copriranno il personale sanitario e la RSA, Siete più o niente di meno alla più. distribuzione del 16% delle Sì, ma dosi, corretto? è una gara, siamo sopra il 16% oggi, ma è una gara totalmente insensata. Se il governo non dice quanti vaccini arriveranno, se il governo non dice quante siringhe arriveranno, se il governo non dice quanto personale è stato assunto, perché la Germania c'ha il triplo dei nostri vaccini, quali sono i Cioè, mi piani per scusi il Toti, mi futuro? faccia capire, insomma, lei ci sta dicendo che il piano vaccinale di cui sentiamo parlare Arcuri da tanto tempo praticamente non c'è, perché se tutte queste informazioni voi presidenti di regione non le avete ancora, Per il qualche dubbio momento ci viene. abbiamo le informazioni giorno per giorno, ovvero domani arriveranno altre dosi dei vaccini, siamo sempre in fase 1 e parliamo sempre del limitatissimo numero di vaccini che servono a vaccinare il personale sanitario, quello che lavora negli ospedali e le RSA. Il piano di vaccino 2, ovvero quello che riguarda la popolazione sopra i 75 anni, al momento non c'è ancora l'anagrafe informatica, non c'è ancora le siringhe adatte, stiamo usando le nostre come regione perché dal governo non sono arrivate le siringhe giuste, ma io capisco le difficoltà del governo, ci mancherebbe altro, non sono un banalizzatore per cultura e formazione, però mi sono rotto le scatole di sentire esponenti del governo che pensano di scaricare la colpa, perché se le regioni facessero tutte le dosi di vaccino che ci hanno dato oggi, entro sera, noi poi staremmo fermi a girarci i pollici, per usare un'espressione più elegante, fino alla metà di gennaio, quando forse arriveranno altri vaccini. Di che cosa stiamo parlando? E lo stesso vale per le scuole. Per le scuole, Conte ieri è uscito a reti unificate dicendo il 7 di gennaio si apre, e poi il ministro Speranza ci ha convocato la sera per dirci che non sappiamo ancora come apriremo, in quali regioni apriremo, se saremo rossi, se saremo arancioni. I dati sono effettivamente dati che destano qualche preoccupazione, anche se a me Eh desta sì, molta anche perché poi preoccupazione. sulla scuola questo è un tema decisivo, perché noi possiamo anche riaprire le scuole, ma se dopo 2 giorni quella regione cambia colore perché si aggrava la situazione Vabbè, epidemiologica, la scuola è costretta a richiudere e quindi guardi, se non questo c'è è chiarezza chiaro, da io una sto aspettando cosa parte. decide il governo, ma è chiaro a tutti che di fronte all'incertezza di cosa succederà da lunedì della prossima settimana, il 7 e l'8, le scuole in Liguria non ne riapriranno. Mi auguro che si prenda la responsabilità il governo, se no farò un'ordinanza io, come la farà l'amico Alberto Cirio, come immagino l'hanno già fatta peraltro Veneto e Friuli. Vorrei capire da lunedì, quando ripartiamo, quali intenzioni ha il governo con la scuola, perché se stasera cambia le norme di un decreto legge è una partita, se le norme restano quelle che ci sono, vuol dire che se da lunedì le regioni saranno in arancione o in rosso, come è probabile in molta parte d'Italia, una parte delle scuole comunque richiuderanno. Quindi noi dovremmo far andare i nostri figli e i nostri nipoti a scuola giovedì e venerdì, per poi ritenerli a casa il weekend e Certo. tenerli a casa magari da lunedì. Siamo a lunedì, mi chiedo di che cosa stiamo parlando. Allora, è complicato per tutti. Stiamo cercando tutti di collaborare, come si dice, portiamo acqua con gli orecchi a un governo che mi sembra molto più impegnato a fare rimpasti che non a fare vaccini. Dopodiché vorrei che almeno ci fosse il buon gusto di tacere, di stare zitti e di collaborare tutti in una direzione.
E poi parleremo anche delle tensioni politiche che stanno consumando il governo. Toti, direi che il suo. Che potete fare tutto il pomeriggio, molto più che sui Sì, vaccini. ecco, però a proposito di tensioni, io la saluto con un sorriso, tornando un po' su un suo post sui social che ha fatto, che ha scatenato un po' di polemica. All'inizio dell'anno lei ha voluto dare il benvenuto alla prima bimba nata a Genova, che vediamo in queste foto che lei stesso ha pubblicato. E c'è stata un po' di polemica da parte di anche alcuni politici di parte leghista, perché questa bimba era di colore. Lei però è tornato un po' sulla sua scelta di considerare giustamente questa bimba una bambina ligure. Come si spiega tutto quello che questo post ha suscitato? No, diciamo che c'è un sovrappiù di nervosismo, forse è giustificato anche dal momento complicato che vive il paese, quindi capisco, come dire, che ci possa essere un eccesso polemico, che non mi pare opportuno, visto che abbiamo già molti motivi di frizione e di discussione. Il mio era un educato e cortese post a de una bambina che è della nazionalità che è nata a San Martino, da genitori che hanno una tessera sanitaria in tasca, che vivrà in Liguria almeno nei prossimi mesi, immagino, visto che qui i genitori vivono a Genova da immigrati, il che non vuol dire che siamo per il reddito, siamo per lo ius soli, che sono cittadini italiani, vuol dire semplicemente avere un minimo di buon senso, un po' di buona educazione e il fatto che i cittadini che nascono nei nostri ospedali sono tutti uguali. Poi, dopodiché, se sarà di un altro paese, andrà a vivere in quel paese, in bocca al lupo e auguri. Se si fermerà in Italia, farà il suo percorso, se vorrà la cittadinanza. Sono scelte che non riguardano evidentemente un post di benvenuto. Ma credo proprio che uno schieramento politico, il centrodestra, che ha sempre, e io lo rivendico, perseguito politiche rigorose sull'immigrazione, cosa che fanno anche gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, l'Australia, grandi democrazie, poi debba stare attento proprio a non confondere quello che è il rigore della legge, la necessità di un paese ordinato e pulito e per bene, con invece quelli che sono i diritti sociali, i diritti di chi sta nel nostro certo. paese, ospitato da straniero oppure col suo percorso da cittadino. Sono due cose differenti e non vorrei che ci fossero equivoci.